Un maggio così a Torino non si era mai visto. Eurovision e il Salone del Libro hanno lasciato il segno. A maggio oltre l'80% delle camere di albergo occupate per una tariffa media durante i grandi eventi che supera nettamente i 150 euro. È quanto emerge dai dati dell'Osservatorio della Camera di Commercio. A far parlare di ripartenza sono soprattutto le tariffe in netto aumento rispetto al 2019, l'ultimo anno pre-Covid. Allora per nottare a Torino tra il 10 e il 14 maggio costava poco più di 107 euro, quest'anno invece nei giorni dell'Eurovision si sono superati 195 euro. Se la Kermesse Canora è stato per albergatori e operatori turistici un evento eccezionale, diverso è il caso del Salone del Libro, e anche qui i dati del 2022 rivelano una netta crescita rispetto all'ultima edizione pre-pandemia. Quasi l'85% di camere occupate, con un aumento di oltre 4 punti rispetto a 3 anni fa. Tariffe pure in crescita, da 110 euro a 155. Una corsa verso l'alto che per la città sabauda parte in realtà da Pasqua e dal ponte del 25 aprile, quando Torino è stata nettamente preferita a Milano. Sotto la mole, camere occupate attorno al 70% tra il 17 e il 25 aprile. A Milano non si è andati oltre il 67% per Pasqua e poco sopra il 53% per la Liberazione.